Eccoci qua ragazzi bianconeri, ciao a tutti, sempre da Minorca, sempre sul pezzo e sempre presente. Se vi piacciono i miei video mettete un mi piace e quello che chiedo spesso è di interagire con me con i messaggi. Questo mi piace perché poi si crea una certa confidenza, è bello anche rispondere a chi chiaramente non è d'accordo con il tuo pensiero, come è giusto che sia, perché non è che dobbiamo essere monopensiero. Quindi, se i video vi piacciono, un bel mi piace, se non vi piacciono, scrivete anche il perché, affinché ci possa essere una sana discussione critica. La premessa è che siamo tutti, tutti juventini, siamo tutti innamorati di questa squadra e chi più che meno reagisce diversamente. Ci sono gli innamorati, quelli, faccio un esempio, no? Quelli come i mariti che sono cornuti e sono gli ultimi a saperlo, lo sanno tutti, meno che loro, o meglio, non lo vogliono sapere, ma lo sanno, ma fanno finta di niente, no? Oppure quelli critici per amore, perché qualcosa che si ama non si può sottovalutare, non si può essere indifferenti, non si può essere lassisti, bisogna comunque proteggerla. E com'è che si proteggono le cose? Verificando quello che non va bene subito. In un rapporto di coppia qual è la cosa peggiore? Il silenzio. Quindi noi cosa dobbiamo fare? Ci sono problemi? Solleviamoli, parliamoli, non facciamo finta di niente, struzzi in mezzo con la testa sotto la sabbia. Quindi perché questa premessa? Perché anche oggi Allegri è stato imbarazzante in conferenza stampa. A parte le battute gatti e cani che lasciano il tempo che trovano perché veramente non si può sentire certe cose. Ma imbarazzante in quello che ha detto, imbarazzante in quello che continua a sostenere. E mica è colpa mia degli infortuni della Juve. Io che ci posso fare? Cioè, scusa, bello, 9 milioni all'anno, cosa ci puoi fare? E cosa ci stai a fare lì? No, fammi capire. Sei lì per fare le battute? Sei lì per farci ridere? Per cosa? Non lo so io. Dimmelo, Max, per cosa sei lì a capo della Juve e del tuo staff? Spiegacelo, dimmi cosa sei lì a fare e perché se cade McKennie mica l'hai colpa mia. Che cavolo, mica l'hai colpa sua, non è mai colpa di nessuno, ma che cosa stiamo dicendo? Ma basta, cioè il discorso infortuni ormai è vecchio e stravecchio, la colpa è di qualcuno, perché se no continuiamo, facciamo un altro esempio, la Ferrari è la macchina più forte del mondiale, eppure continua a non vincere gare perché gli staff tecnici continuano a sbagliare strategia. E cosa gli si può fare? Cosa gli si può dire? E cosa le diciamo? Gli diciamo che se i professionisti non vanno bene, a casa, a casa, a casa. Perché così deve essere. Invece no, casualmente Ferrari e Juventus hanno un unico grande padrone. In questo momento forse dovremmo farci anche qualche domanda. Forse dovremmo veramente farci qualche domanda su cosa sta succedendo, no? Rabiot sembra che giochi. Sembra che giochi titolare, non è successo niente, anzi. Sai cosa facciamo? Vendiamo Zaccaria. Tanto Rabiot non siamo riusciti a venderlo. Chi è che vendiamo oggi? Tu, sì, dai, Zac, oggi vendo te. Vediamo se riesco a prendermi sti 30 milioni per prendermi fuori classe Paredes. Non ci posso credere. Raga, non ci posso credere, non ci posso e non ci voglio credere. Non è la mia società questa. Ma cosa sta facendo? Cioè, non vendo quello, vendo quell'altro per prendermi quello. Ma poi chi? Paredes? 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 No, vabbè. Contro uno dico, guarda, sacrifico Zaniolo, era un sacrificio dovuto e vado dritto su Zaniolo. E penso che nessuno dica niente, ma stiamo facendo tutto sto cinema per Paredes? Per uno scarto del PSG? Con una vita notturna non tutta, con una vita un po' così alla Dybala in quel vecchio periodo, con qualche infortunio di troppo che alla Juve poi diventeranno di troppissimo. Facciamo così. E dice Vlahovic, Depay. Arriva? Bello, eh? Bella anche questa domanda, eh? Arriva? No, ma abbiamo Kane. Kane dal primo giorno si è presentato, è andato tutto bene. Dai, non riesce a venderlo perché
andare a tirare fuori il riscatto all'Everton e poi trovare qualcuno che se lo pigli, lo sai. Quindi perché continuiamo a prenderci per il culo? Perché continuate a prenderci per il culo? Io capisco la classe dei giornalisti e di vari youtuber collegati alla Juve, no? Che si sa come funziona, è inutile che ci giriamo intorno. Sappiamo perfettamente come funziona, devono tenere una certa linea pro società. Poi in privato magari si scatenano con critiche peggio di me, però tutti gli altri, tutti noi, non possiamo accettare questa cosa, ragazzi, non possiamo accettarla. Stiamo veramente diventando l'Inter di Moratti. Quello è il paragone consono. E io lì non ci voglio arrivare, non ci voglio arrivare. Ah, altra cosa. Oggi questo è il mio pensiero forte. Se Allegri mi stupirà, se Paredes sarà funzionale per fare girare la squadra, se non ci saranno più infortuni, se Di Maria, Pogba faranno veramente la differenza e giocheranno nel lungo periodo, chiederò scusa, scusa, scusissima, scusissimissima. Senza problemi, ma ad oggi, perché io giudico adesso, non posso giudicare tra 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi, 6 mesi. Il futuro purtroppo non è di mia conoscenza, o per fortuna, dipende dai punti di vista. Ad oggi dico che abbiamo comprato due giocatori che alla seconda giornata non ci sono. Giochiamo con Bremer al posto di De Ligt, quindi poco cambia da questo punto di vista. Gioca titolare Rabiot, che fino alla settimana scorsa era in uscita e la società non ha preso nessun tipo di provvedimento. Sulle fasce abbiamo ancora Alessandro De Sciglio, ringraziamo il santo Danilo che tiene la barca, perché se non ci fosse lui c'ho Pepe. E poi chiaramente Bonucci, una partita sì, 4 no, una sì, 7 no. E poi abbiamo lì, bello, un fuori classe dello stipendio che è Rugani, un altro che percepisce il reddito di cittadinanza ormai da anni nella Juve per fare quattro partite, di cui poi quelle fondamentali le canna, perché purtroppo il ragazzo ha dei limiti evidenti. Speriamo in gatti, perché chiaramente vogliamo i giovani, Gatti è un giovane di belle speranze, hai la tua occasione. Insieme a Bremer, due giovani, due signor nessuno, ok, ad oggi, quindi, ed è il momento per diventare due signor qualcuno, ok. Davanti abbiamo sempre Vlahovic, che si farà il culo come al solito, con 100.000 scatti inutili, perché non arriverà mai una palla verticale che lo possa mandare in porta. Cosa ha detto Kostic in conferenza stampa? Sogno una palla che metta Vlahovic nei 16 metri direttamente al tiro, ecco. Speriamo che ci pensa Kostic, no? Perché se aspettiamo il tic-tic, tic-toc, tic-tic, tic-toc, torna indietro, passaggio a Perin, rilancio, palla persa, tutti dietro, riprendiamo la palla, ripartiamo, tic-tic, tic-toc, tic-tic. Perché questa è la qualità che ha dimostrato la Juve l'anno scorso e nei primi 20-25 minuti con il Sassuolo pre-Kulim break. Ok, poi ci ha pensato Di Maria con un tiro al volo sporco a sbloccare tutto e poi è andato tutto abbastanza in discesa, comunque con un Sassuolo che era anche in situazioni un po' precarie, però 3 punti si portano a casa. Ecco, la speranza è che gli ulteriori 3 punti a Genova possano nascondere ancora problemi veri, no? Perché da un certo punto di vista do ragione ad Allegri quando dice quando si vince l'ambiente è più sereno. Assolutamente concordo con te, se tu hai la capacità di vincere in questa situazione, quindi sono più che ottimista nel momento in cui il grandissimo staff medico, tecnico, tattico e atletico della Juve ti mette in condizione tutti i titolari. Quindi cerchiamo di portare a casa questi 3 punti, ragazzi, fondamentali per stare dietro alle altre, perché anche ieri l'Inter, che non è che aveva il Real Madrid contro, però ha giocato senza nessun tipo di problema, tranquilla, libera, e si è portata a casa i 3 punti in casa. Quest'anno, probabilmente più come altri anni, il campionato sarà diviso, veramente spaccato in due, perché mi sembra di vedere 6-7 squadre superiori con qualche potenziale sorpresa, e quindi perdere punti con le squadre della side B sarebbe veramente un sacrilegio che ci porterebbe ad un campionato esattamente come l'anno scorso. Quindi assolutamente
vincere, vincere anche sporco, perché questo poi è il motto del cortomuso, e quindi vinceremo sporco a Genova, spero, con una prestazione solida come la vuole lui, quindi un tiro in porta, un gol e senza subire tiri in porta. Quindi questa è la speranza di andare a 6 punti e portare avanti questa cosa fino a quando poi tutti tornino serenamente. Altra cosa che in conferenza stampa è uscita, che mi ha fatto veramente incavolare, è il fatto che non ci sappiano dire niente sui tempi di recupero. Di Maria, vabbè, 7 giorni, 10 giorni, 20, poi vediamo. Pogba, sì, beh, il menisco, poi vediamo. Ma poi vediamo che cosa? Poi vediamo che cosa? E con questo poi vediamo. Vi saluto da Minorca, ragazzi, un abbraccio, forza Juventus fino alla fine e vinciamo a Genova e forza Curva Sud, fatevi sentire. 12° uomo in trasferta. Ciao ragazzi.